E ciao ragazzi, oggi un nuovo mukbang e ho deciso di includere anche la cottura del panino, perché oggi facciamo un mukbang versione McDonald's, quindi prepareremo insomma il panino insieme. Ho preparato qua già tutte le cose che devo mettere sulla piastra, quindi mettiamo il pane così si fa un pochettino. La cotoletta questa qui che è di soia, quindi è per i vegetariani. E poi voglio preparare anche questi polletti della Io Veg, sempre vegetariani, tipo quelli del McDonald's, ma sono vegetariani, quindi li posso mangiare. E questa è la nuova piastra che mi ha regalato mamma per Natale e non vedo l'ora di utilizzarla insieme a voi, ve l'ho fatta vedere anche in un video. Nel video svuota la spesa, se non sbaglio, l'abbiamo presa da Lidl e la trovo davvero comoda. Insieme vi danno anche queste qui, insomma, le spatoline, queste qua più grandi, insomma, la trovo davvero carina. Adesso vediamo un attimino a che punto siamo, perché tanto si cuoce veramente velocemente. Infatti adesso giriamo qua, ci facciamo un bel paninozzo versione McDonald's, visto che il McDonald's non ci vuole dare il panino per vegetariani, ce lo creiamo da soli. Intanto c'è Rebecca che si sta prendendo il sushi perché lei stasera ha gli avanzi di ieri e quindi ha il sushi. Qua praticamente è già fatto il panetto. E poi ci aggiungerò un po' di insalata e forse i pomodori, adesso vediamo. Tanto li cuociamo, poi sposto tutto quanto così vi faccio vedere per bene il panino. Allora ragazzi, i polletti sono quasi pronti, manca la cotoletta che ancora non è proprio perfetta, mentre il pane lo possiamo togliere, direi. Allora, rieccoci qua, è tutto pronto, adesso assemblo piano piano il panino. Allora, ci mettiamo un po' di insalatina di lattuga, la cotoletta, due pomodori ci metterei, l'altra insalatina e il pezzo sopra. Ecco qua il nostro super mega panino e qui abbiamo anche le crocchette. Allora, intanto mi metto l'acqua come al solito, è veramente venuto un panino gigante. Adesso vediamo un attimo, farò un po' di casini per mangiarlo perché sono un po' casinista io. E niente, assaggiamo il nostro panino. Aiuto, guardate quanto è grande. Veramente buono, poi questa cotoletta vegetale della Kyoen è veramente fantastica, la mia preferita. Adesso assaggiamo questi qua, i finti polletti. Veramente buoni, croccanti. Veramente ottimo. Abbiamo fatto un panino, diciamo, simile a un Mac Chicken, sembra un pochettino vederlo così fuori, tipo cotoletta di pollo, mentre è cotoletta di soia. Allora, io sono intenuta da casa con la mia felpa. Sento freddo questa sera, nonostante i termosifoni accesi. E ragazzi, poi volevo fare un video. Praticamente i miei follower decidono la mia giornata, una cosa del genere. Adesso non so, probabilmente quando caricherò questo video vi avrò già registrato quell'altro. E quindi sto pensando a come farlo, se farlo domani effettivamente che è il 31. Però è un po' complicato perché il 31 vado a mangiare dai miei zii e dirgli no, questo non lo mangio perché mi hanno detto che devo mangiare quest'altra cosa. Non mi sembra tanto il caso. Quindi vedremo, insomma, comunque a breve arriverà. Spero, insomma, che vi piacerà come tipologia. L'avevo già fatta tempo fa, l'avevo fatta in Portogallo e vi era piaciuta molto. Adesso vediamo, ve lo voglio riproporre come video, vediamo un attimino che cosa succederà. Insomma, mi piacciono queste, diciamo, challenge, sono carine. Allora, altro pollettino finto. Con questo nuovo video, ragazze, penso sarà il primo forse del prossimo anno, perché oggi è 30, quindi domani è 31, sicuramente
Lo caricherò già nel 2019. Vi voglio fare gli auguri di buon anno. Come tutti gli anni cerco di mettermi degli obiettivi da raggiungere durante l'anno nuovo per vedere poi se sono riuscita ad ottenere determinate cose. E effettivamente gli obiettivi che mi ero posta, più o meno, diciamo, tranne un pochettino la palestra, anche se nell'ultimo periodo dell'anno ho ricominciato abbastanza, in maniera abbastanza frequente, sono riuscita più o meno a raggiungere i miei obiettivi e adesso ne sto preparando altri per l'anno successivo. Poi volevo salutare alcuni di voi, per esempio Carlotta Totta che mi segue spesso e quindi ti mando un bacione. Poi voglio salutare Gaia Florio, mando un bacione anche a te, e Rosy Trippodo, saluto anche te, un bacione e buon anno a tutti voi. Intanto c'è Rebecca in sottofondo che sta preparando delle cose, dei regalini, delle cose, si sente il rumore in sottofondo che sta organizzando le varie cose che deve regalare. Non so se vi rendete conto di quanto è grande questo panino. E adesso, ragazzi, non sto aspettando i saldi perché mi devo comprare delle cose carine. Già ho fatto un giretto per vedere più o meno le cose che vorrei acquistare, che spero, insomma, le troverò con i saldi perché molto spesso, non so, fatemi sapere anche voi, però poi dopo effettivamente non le trovo in saldo, quindi mi sembra che un pochettino la politica dei negozi sia quella di mettere un po' gli scarti e non mettere per esempio la roba nuova in sconto. Ho fatto un giretto, quindi ho guardato un po' le cosine, vedremo insomma se le troverò perché devo rifarmi il famoso guardaroba, lo dico sempre. Poi alla fine in quest'ultimo periodo è stato sempre pieno il centro commerciale, i negozi in generale perché tra Natale, regali, le varie cose, Black Friday. C'era sempre una fila pazzesca e quindi niente, molto spesso ritornavo indietro a casa, mi sono fatta un giro, ho guardato le cose, però c'era una fila talmente enorme che alla fine invece di comprare, di andare a provare i vestiti a compra e comprarli, sono tornata a casa a mani vuote. Ho in mente anche di fare dei nuovi vlog perché ultimamente ne sto facendo pochi. Fatemi sapere se vi piacciono, perché così vi porto un po' in giro, faccio anche vedere un po' più la mia giornata, quello che faccio. E visto che ultimamente ne ho fatti pochi, diciamo che ho anche io un po' di difficoltà a fare i vlog perché non è proprio semplicissimo. Fatemi sapere se vi interessano. Comunque ragazzi, voi che cosa vi hanno regalato per Natale? Io devo dire che ho avuto tanti regali utili, per esempio la piastra che mi serviva tantissimo, mi piace, insomma, poi queste cose per la cucina mi piacciono sempre tanto. Poi un profumo che mi serviva tantissimo di Gucci, perché avevo finito tutti gli altri, quindi ero rimasta senza. E niente, poi c'è in progetto, in poche parole, visto che ho fatto anche il video su Dyson Airwrap, magari di prenderlo insieme a mia madre, visto che siamo in tre, diciamo ammortizziamo la spesa perché ce la dividiamo io e mamma la spesa del Dyson e così lo utilizziamo un po' tutte e due. Adesso vediamo, ancora stiamo valutando se spendere questi soldi o meno, perché comunque 500 euro sono tanti, però se ci pensate ne spendiamo anche per un telefono 1000 euro, magari per una cosa se effettivamente è come si vede dalle recensioni, dovrebbe essere comunque un ottimo acquisto. Poi ragazzi, appena mi arrivano delle cosine che ho ordinato, farò un video, secondo me davvero carino.
è molto particolare, insomma, l'hanno già fatto su YouTube, però sono davvero curiosa di vedere quando mi arrivano queste cose, insomma, e perché poi le vedremo un po' insieme, apriremo le cose insieme, quindi sarà una prima impressione sia mia che vostra, quindi sono davvero curiosa e adesso sto aspettando perché a quanto pare sono state spedite le cosine, però ancora mi devono arrivare. Ultimo finto bolletto. Comunque volevo troppo ringraziare perché siamo arrivati ai 2000 iscritti. Non mi sembra vero perché è un bellissimo traguardo, vi ringrazio tantissimo e stiamo crescendo davvero ogni giorno sempre di più e quindi sono davvero contenta e poi mi scrivete davvero tantissimi commenti davvero carini che non so veramente come ringraziarvi perché comunque fa davvero piacere. Ci sono poi ogni tanto anche qualche commento un po' così, però diciamo fa un po' parte del gioco finché non si arriva poi naturalmente a offese personali, quello è tutta un'altra storia. Sto facendo un disastro, sto panino l'ho tutto aperto. Chissà, non mi vedo bene, chissà se il rossetto mi è andato un po' da tutte le parti. Se non avete visto il video dei preferiti, ve lo metto nelle schede dove parlo anche di questo rossetto. Ho messo un po' dei prodotti preferiti del 2018. In più, ragazze, fatemi sapere perché io già tempo fa utilizzavo il bullet journal e mi trovavo abbastanza bene. Voi lo utilizzate? Come vi trovate? Perché effettivamente mi sono accorta che non avendo uno schema già predefinito, mi trovo bene, poi delle volte magari non ho voglia di mettermi lì a fare tutto da me e quindi preferirei avere già diciamo qualcosa di impostato, poi però tipo la Mr. Wonderful ho l'agenda, mi piace tantissimo perché è tutta colorata, tutta carina, con frasi super motivazionali, però mi rendo conto che per me è un po' sprecata perché ho quella proprio giornaliera, grande, però molto spesso non mi ricordo comunque di scrivere le cose, devo essere un po' più costante su questo, ecco un buon proposito per il 2019. Ultimo pezzettino. La mia acqua solita, questa qui è della Sant'Agata. Facciamo pubblicità a Sant'Agata. E niente ragazze, qua ho finito tutto quanto, ho una fame terribile, sono mangiata tutto, io spero che il panino versione McDonald's vi sia piaciuto. Sicuramente proverò a farne anche di diversi tipi, magari mettendo delle cose un po' più diverse, cercando di copiare un pochettino i panini del McDonald's. Volevo fare anche un nuovo mukbang challenge. Fatemi sapere se ne volete uno in particolare, datemi dei suggerimenti, scrivetemi nei commenti, perché così sempre io, Rebecca e mamma, perché ormai c'è questa cosa del mukbang challenge, che dobbiamo fare in tre, faremo una nuova challenge, quindi scrivetemi dei suggerimenti, così registriamo insomma una nuova challenge. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi sempre un like e se vi piace il mio canale, naturalmente iscrivetevi. E noi ragazze e ragazzi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!